E siamo giunti all'ultimo. Mineur. Oui. È piaciuto, lo ha visto Gregorio Napoli anche. Sì, Anselmo. Io l'ho trovato, sì, mi è piaciuto. Dica di nuovo il titolo perché lei Mineur, in francese minatori sarebbe, allora, in francese vuol dire anche minori. E parla della grande migrazione italiana che c'è stata di lavoratori in Belgio tra gli anni 50 e 60, quando il governo italiano e quello belgio entrarono e fecero un accordo per il carbone, e quindi molti lucani andarono, ed è visto attraverso il racconto di quattro ragazzini. È molto naif, è molto semplice, e non c'è il ricatto emotivo, ma un pezzo di storia a me è piaciuto. Gregorio Napoli? Ci sono, dietro al film ci sono le pagine di Corrado Alvaro e di Carlo Levi, e è un film molto bello, e Franco Nero al diapason, e il dramma dei contadini lucani che vanno a riempirsi i polmoni di polvere nelle miniere del Belgio all'inizio del 1960 è molto ben rappresentato. Accanto a Nero un'attrice eccellente, Valeria Vaiano. Il pubblico che lo ha visto, uscita sala, ecco. Ma proprio a te aspettare. Vai giù da Assuntina alla boteca e fatti da 10 lire di conserva. È un bel film, una bella fotografia, un ricordo, un tuffo nel passato, ha rappresentato in maniera egregia la realtà dell'emigrazione lucana, e devo dire un film eccellente. Beh, è interessante, molto, molto bello, perché fa vedere come i bambini vivono l'emigrazione. Una storia molto toccante su questi bambini, su questi ragazzini, insomma c'è una storia proprio che ha un suo particolare fascino, molto difficile da un punto di vista, diciamo, commerciale. La Basilicata è la regione d'Italia che ha più subito, diciamo, il fenomeno dell'emigrazione. Ancora oggi ci sono 580.000 lucani che vivono in Lucania, quando ce ne sono 700.000 che vivono sparsi per il mondo, e per cui abbiamo pensato che era giusto raccontare questa storia, la storia di questo accordo tra il Belgio e l'Italia negli anni 40, nel 46 per precisione, che stabilì e sancì lo scambio tra carbone e minatori, cioè c'era uno scambio tra merci e uomini. Che c'hai, Arma? Niente, G. E la tua telefonata? Niente, è venuto mio